L'essenziale si chiama Domus Bet Catania Beat Soccer, oggi mai banale, travolgente nel menare le danze in campo, letale nell'abbattere Terracina. Quando sono in campo nulla è mai banale, Domus Bet Catania Beat Soccer e Terracina per la gloria e per la conquista della finale di Coppa Italia. Il momento della verità, dopo due vittorie contro Milano e Canalicchio. Catania lo faceva con tutto il roster, meno Rafinha, squalificato. Terracina invece non era la schiacciasassi sicuramente dello scorso anno, e il grande gruppo era quello della nazionale, da Palmacci a Feudi. L'avvio però è di quelli mai banali, da spettacolo come Beat Soccer vuole, e finalmente da Catania. Un minuto da urlo, Stankovic prima si inventava un Eurogol intercettando il tiro di Palmacci, parabola impossibile e gol del vantaggio. Ma 20 secondi dopo ancora Stankovic, ancora lui fulminava il portiere di Terracina. Finito per nulla, perché Spaccarotelle e Stankovic confezionavano un'azione da manuale per il 3-0 di Franceschini. Terracina tramortita e Domus Bet Catania sulle ali dell'entusiasmo. La reazione della formazione romana arrivava solo a un minuto dal termine della prima frazione, con François abile ad approfittare delle marcature lente in casa Domus Bet. 4 minuti di studio nel secondo tempo, con un Franceschini superbo sul nazionale Palmacci. Poi lo squillo di Juninho, lesso ad approfittare della respinta del portiere per il 4-1. Vitale, subentrato a Bua in porta, donava sicurezza alla formazione rosso-azzurra, nonostante i tentativi di Palmacci e François. A 30 secondi dalla fine c'è il tempo per il sinistro di Stankovic, che per poco non sfiora la rete, e la parata di Vitale, ottimo ancora sulla conclusione di D'Amico. Nel terzo e decisivo tempo Belluso confermava Vitale ancora tra i pali, ma l'avvio era sfortunato con il palo clamoroso di Juninho, mentre Corosiniti per Terracina, sfruttando il rimbalzo sulla sabbia, bucava Vitale per il 4-2. Risveglio apparente, perché la Domus, oggi concentrata e tremendamente letale con le sue eccellenze, non lasciava scampo. Così un minuto più tardi Stankovic inventava al volo per la sforbiciata volante di Juninho, 5-2, e nuovo più 3 per i rossoazzurri. A 7 dalla fine il bomber Palmacci trovava lo spazio per la terza rete di Terracina, prima dell'ennesimo sigillo dell'apoteosi di Dejan Stankovic sul libero per la sesta rete in favore di Catania. Un finale in gloria per una finale conquistata e voluta giocando un ottimo beat soccer e mettendo da parte i personalismi, esaltando il concetto di squadra. Domani ore 17:30, appuntamento con la storia, con la 12ª finale, con la terza Coppa Italia da portare a casa, non lo si fa dal 2005, e con tanta gloria ancora da scrivere.